come al solito molto nutrito, amici della Pallanuoto. Quest'oggi parleremo di Serie A1, di Serie A2, possibilmente un tuffo in Serie B, coppe internazionali, addirittura, se ce la faremo, sconfineremo nella Pallanuoto sudamericana, dove si è tenuta una manifestazione importante. Ma parleremo soprattutto anche di contenitori, senza i quali la Pallanuoto non si gioca, cioè di piscine, con grande obiettivo puntato sulle piscine di Albaro, sullo stadio del nuoto. E chi non avrebbe potuto rappresentarle al meglio se non Luca Baldini? Ciao Luca, direttore di Albaro e quattro ori mondiali nel nuoto, come si dice, di fondo che è quello più bestiale. Accanto a lei un'altra grande frequentatrice di Albaro, l'indimenticabile Elisa Casanova. Ciao Elisa. Ciao, presidente della tua squadra di pallanuoto, che è esattamente i nuotatori genovesi, che ad Albaro ha eletto il suo domicilio fisso. Chi invece gioca ad Albaro per elezione, per scelta della sua società, è Giacomo Boero, difensore. Ciao Giacomo. Ciao, di questo Ciao, grande buonasera. Quinto che, nonostante alcuni passi falsi, insomma, si sta comportando molto molto bene. Cominciamo come di consueto, per prima cosa 3 minuti e mezzo del campionato, vediamo com'è andata. Tutte in testa. Buone difese in entrambe le parti fra Prorecco e Roma Nuoto. La Prorecco per aver concesso solo 2 superiorità numeriche agli avversari in tutta la gara. La Roma per aver limitato il passivo, che fino a 2 minuti dalla sirena era anche meno gravoso. 4-0 immediato per i campioni d'Italia, che lasciano a riposo Figari e Filipovic, con Eceniche con 4 gol, goleador della gara, e Renzuto Iodice in evidenza. Per i giallorossi segnano Spione, doppietta, una in spettacolare beduina che sorprende Biaz, Steven Camilleri e Innocenzi senza calottina. Tempesti, che non ci si abitua a vedere relegato in panchina, rileva il collega croato nel quarto tempo. Esordisce in formazione il giovane Schenone, classe 2003, vivaio Recco, che Rudic però non fa entrare in acqua. Brescia senza problemi, con 3 gol di Figlioli nei primi 4 minuti contro un Savona senza Soro e Vuskovic per ragioni familiari. Milakovic sblocca i biancorossi di casa, ma subito è 6-1 per la squadra degli ex Bovo e Rizzo. Più 5 la distanza all'intervallo lungo, poi la gara alla Zanelli finisce in discesa, con 17 reti dei Lombardi, 5 delle quali di Figlioli, secondo nella Cannonieri con 46 gol a 2 lunghezze da Luongo. Partenza lenta della BPM Sport contro un Catania quasi rassegnato. 1-0 il primo parziale con gol di Cristiano Mirarchi. Poi la squadra di Dato comincia a cercare la reazione, ma sono i Mastini ad arrotondare, prima sul 3-0, poi sul 5-1. Nella seconda parte di gara la squadra di Baldinetti accelera e consente poco agli etnei, con una difesa che concede loro un solo gol in 18 minuti di Kakar. Della ipotizzabile sconfitta del Catania vorrebbe approfittare il Bogliasco, di scena al Foro Italico contro la Lazio. Partenza decisa della squadra di Magalotti, ancora priva di gamba corta, che va in vantaggio con un 5 metri di Lanzoni conquistato da Ravina. Reagisce la Lazio, che si porta sul 3-1, poi sul 6-2 con Cannella e Vitale. Ha la reazione della disperazione il Bogliasco nell'ultimo tempo, che accorcia -1 con Lanzoni 2 volte e Ravina, fino a spaventare la squadra di Sebastianutti, ma troppo tardivamente. In zona playoff si registra il 5° posto dell'Ortigia. Torna da avversario dopo molti anni a Firenze l'Ifante Spagnol, che oggi, fra i siciliani, è uno dei firmatari con Giacoppo della vittoria conquistata alla Nannini, la quale interrompe la serie di 5 vittorie interne della squadra di Tofani. 2-1 per i biancorossi, poi la squadra di Piccardo colleziona un parziale di 5-0. Entra Maurizi Percicali in porta, la Florenzia reagisce e raggiunge il pareggio 2 volte, prima 7-7, poi 9-9, ma Giacoppo ed Espagnol firmano il definitivo successo degli uomini di Piccardo. Espulso per proteste il fiorentino Razzi. Partita tesissima ed equilibrata fino a metà gara, con i 2 parziali che chiudono in parità, entrambi per 3-3, dopo sorpassi e controsorpassi reciproci fra Trieste e Posillipo. 3 gol di Gogov nella circostanza. In inizio terzo tempo, allungo dei rossoverdi con doppietta di Giampiero Di Martire, poi nell'ultima frazione un +4 per merito dei 2 greci napoletani, Copeliadis e Papakos. Turkovic, Mezzarobba e Manzi, il migliore dei giuliani, riducono le distanze in chiusura.
La Canottieri torna a vincere dopo 5 turni e si tira fuori dalla zona play-out. Il quinto, ancora una volta, deve maledire il quarto tempo. Brondi in panchina al posto di Lucianti, 2 turni di squalifica per il toscano. In vantaggio il primo quarto per i genovesi con Lightout. Dopo 16 minuti si va sul 3-3. Va avanti la Canottieri con Campopiano e Tanaskovic. Pareggia il quinto con Paunovic. Vantaggio ligure con Vavic, illusorio nel quarto tempo, ma in chiusura doppietta di Dal Basso e Campopiano che sancisce la vittoria degli uomini di Casoria. Allora Jack, vorrei parlare del quinto, ma per cavalleria diamo la parola alla signora Casanova, che vorrei invece ci parlassi un po' della femminile, di cui tu sei stata alfiere per tanto tanto tempo. Come la vedi in generale questo campionato? Sì, la femminile, vabbè, le partite di campionato purtroppo non riesco a seguirle più di tanto, se non nelle ultime settimane, grazie, ahimè, all'influenza che mi ha tenuto a letto. Grazie di essere quindi, qua, peraltro. E quindi ho visto un po' di Coppa Italia, ho visto un po' di partite e devo dire la verità che ho visto un buon movimento, ho visto una buona crescita, soprattutto in Coppa Italia. Ho visto 2 semifinali assolutamente ad alto livello. E mi sono un po' stupita perché le ultime partite che avevo visto non mi avevano lasciata così e devo dirti che insomma credo che il movimento sia in crescita, crescita. Sì, è molto molto offusca anche quello degli uomini, bisogna dire. Jack, cominciamo subito dalla maledizione dell'ultimo minuto. Avete avuto 4 vittorie consecutive, poi una sconfitta preventivata con Orecco e adesso 3 sconfitte di seguito con gol sulla sirena, praticamente quando avevate l'illusione della vittoria. Campagna ha come dire stigmatizzato l'Italia dicendo vi alleno all'ultimo minuto di gioco, lo ha fatto stessa cosa dovreste fare voi a questo punto. Sì, è frutto comunque di un campionato totalmente equilibrato, escluso quelle 3 in vetta. Vuol dire che comunque tutte le società stanno lavorando bene perché non si può mai definire un risultato già dall'inizio, quindi secondo me fa solo che bene alla pallanuoto vedere queste partite. Ah sì, certamente. Una prima parte di campionato equilibrato in cui ad esempio a noi è andata molto bene in tutte le, quasi tutte le partite, e una seconda parte in cui ci sta andando un po' meno bene, ma sicuramente ci rifaremo e penso che faccia bene vedere un po' di alternanza. Ma la domanda più specifica voleva essere questa: non è che vi siate rilassati dopo quelle 4 vittorie consecutive? No, assolutamente, anche perché il nostro obiettivo, che è la salvezza, non è ancora vicinissimo, non è acquisito, quindi rilassati non siamo rilassati. Lavoriamo tutte le settimane, tutti i giorni per evitare questi ulteriori problemi nelle altre partite. E quelle che abbiamo visto in sovrimpressione sono le bellissime immagini di come si possa allestire una piscina nella circostanza quella di Albaro, che si presta molto al folklore. Lui ha fatto anche la Porreco in coppe europee. Bene, andiamo a Sori invece, andiamo a sentire la Roma Nuoto, sentiamo in rapida successione Roberto Africano, il giocatore, il centrovasca, e prima Roberto Gatto, l'allenatore. Sì, sicuramente quello che hai detto è molto giusto, abbiamo giocato bene difensivamente perché è una squadra che ha un potenziale di attacco che fa paura, impressionante, quindi sicuramente sono soddisfatto della partita di oggi perché i ragazzi comunque sono in una continua crescita e oggi per noi doveva rappresentare un allenamento di altissimo livello e così è stato. Senti, oggi avete perso comunque nettamente, anche se con una buona prestazione, con la BPM no, siete andati fino alla fine. Ti senti di fare un parallelo fra queste due regine? Ma sicuramente la BPM contro di noi ha fatto probabilmente una partita molto brutta, noi con loro abbiamo giocato una partita forse la più bella dell'anno, sicuramente il Recco sulla carta ha qualcosa più della BPM come giocatore e come organico. Anche perché comunque è la squadra che sicuramente anche a livello europeo forse è più attrezzata. Allora, sconfitta di oggi preventivata, prima della vittoria della scorsa settimana 6 di seguito, ma una con la BPM stentatissima insomma per loro. Come spieghi questa alternanza vostra? L'alternanza è dettata dal fatto che siamo una squadra neopromossa, composta da giocatori molto giovani e alcuni che con un'età inferiore ai 20 anni, però
siamo in crescita, oggi secondo me abbiamo fatto una partita decorosa contro questi campioni e andiamo avanti cercando di raggiungere il nostro scudetto che è la salvezza. Ecco Luca, Africano dice insomma ci sono fatti passi avanti dietro la Prorecco, non c'è solo più Brescia, c'è anche la BPM che è molto impegnata anche in Coppa. Recco può stare tranquilla comunque secondo te, specie quest'anno? Guarda, io non uso parlare troppo di pallanuoto perché non sono un esperto, però diciamo che la Prorecco ha sicuramente dimostrato di essere la squadra più forte, però ha anche dimostrato in altre occasioni di non riuscire a concludere qualche cosa, quindi sicuramente devono stare attenti, ecco. Va bene, ritorniamo a Bordovasca, sentiamo in rapida successione Steven Camilleri, era l'unico giocatore maltese del nostro campionato, ora c'è il fratello Jordan che si è portato dietro, e Innocenzi che classe 89 è uno dei più anziani della Roma Nuoto insieme a Camilleri dell'83 e La Penna che è 83 addirittura. Sì, di tanta volontà diciamo, sapevamo già da prima che sarebbe stato il risultato era scontato, siamo venuti qua per non sprecare tempo, per fare un buon allenamento, perché adesso in poi ci aspettano 3-4 gare dove ci sono sconti diretti e punti da fare. Ti trovi bene con tuo fratello Jordan? Sì. Giochiamo insieme da tanto, sia in nazionale sia con la società giù a Malta, sì, mi trovo benissimo. Beh sì, è sempre difficile venire qui a giocare contro loro che sono i primi della classe, però il nostro intento era quello di essere attenti dietro, di sbagliare poco e di fare gol quando ci lasciavano quei pochi spazi a disposizione. Come spieghi queste sette sconfitte su 8 partite, una però stentatissima per la BPM Sport? Sì, abbiamo avuto dei bassi nelle ultime gare, ma era anche un po' normale perché siamo una squadra molto giovane, quindi all'interno di un anno la disponibilità di mantenere alti determinati ritmi è sempre difficile. I ragazzi però si stanno ritrovando e noi stiamo dando una mano a loro per esprimere il meglio. Giacomo, siete stati senza allenatore a 2 turni di squalifica, Lucianti, testa calda, toscano, era normale. Ne avete risentito nonostante Brondi abbia un'esperienza enorme, ecco. E ne risentirete sabato prossimo? Sicuramente, ci alleniamo anche in questo, siamo consapevoli che in questo momento di difficoltà dovremmo metterci qualcosa in più, stare più attenti, più concentrati, però facciamo di necessità virtù. Va bene, va bene. Allora noi a questo punto torniamo a Bordovasca, andiamo però a fare un salto a Firenze, vedere le immagini che ci arrivano da là, ringraziamo i colleghi e sentiamo in una battuta dopo la partita della Florenzia in casa di cui abbiamo visto i filmati Gianni Lonzi, cavaliere ormai ultra ottantenne, Andrea Razzi che parlerà della sua espulsione, ma attenzione Jack perché fa anche un dice andiamo col quinto e vogliamo ottenere qualche cosa, e Roberto Tofani l'allenatore della Florenzia. Guardi, prima di tutto la salvezza che mi sembra ci sia di già, questa è la cosa più importante, perché in un campionato dove ci sono 3 squadre che la fanno alla grande e poi ci sono 11 squadre più o meno tutte a lottare per non entrare nella retrocessione, la Rari ha già fatto il suo. Veramente non lo so, gliel'ho chiesto anche all'arbitro, cosa hai visto? Ho visto che gli hai dato un colpo. Sinceramente non ho fatto nulla, c'avevo l'avversario completamente addosso che impediva di giocare, però l'arbitro ha sempre ragione, ha visto questo, si vede che da fuori sembrava avesse dato un colpo, quindi niente, proiettiamoci alla prossima partita, dobbiamo prendere i 3 punti a casa del quinto. E appunto, io sono irresponsabile, ho preso questa scelta perché forse ho visto un pochino Massimiliano non pienamente in partita e soprattutto secondo me non è stato aiutato dai compagni in difesa, quindi forse inserendo Bernardo che comunque ha tutta la mia fiducia e la fiducia dei compagni altrimenti non starebbe qui, forse si sono magari un po' responsabilizzati un pochino di più anche sotto l'aspetto mentale sapendo che c'era comunque un 2001 in porta. Bene, effettuiamo un salto indietro, Tofani parlava evidentemente di Maurizi, quel portiere del 2001 che ha lanciato assolutamente, e le immagini che avete visto sono con il contributo di Francesco Rizzo come sempre. Elisa, parliamo un attimo ancora di te
e della tua pallanuoto femminile, nel senso che dall'alto dei tuoi ori in World League e compagnia cantante, delle tue coppe LEN, insomma, hai l'esperienza per poter parlare di questa pallanuoto. È diversa quella femminile oggi rispetto a quella che vedeva sempre la vittoria dell'Orizzonte Catania al tempo di Formiconi e di altri, che aveva un po' annoiato tutto sommato? Beh, è diversa, e è stata anche la dimostrazione, credo, il finale dello scorso campionato, che ha visto la vittoria del Padova. Credo che nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria del Padova, perché anzi forse l'Orizzonte questa troppa sicurezza gli ha fatto, credo, perdere lo scudetto. Ci sono tante squadre allo stesso livello, che è un bel campionato perché è tutto aperto, e nelle finali scudetto che ci saranno a maggio, secondo me ci sarà possibilità per tutti, ecco. E anche per il Rapallo, che nonostante la brutta eliminazione alla sua prima esperienza lì in Coppa, però è una squadra ben strutturata, ben rinforzata, e potrebbe dare il suo contributo nella parte finale. Assolutamente. Lo vedremo. Avevamo promesso di parlare un po' dei contenitori e particolarmente di questo gioiello architettonico e sportivo della città di Genova, che è la piscina di Albaro. Prima di tutto andiamo a conoscerla, soprattutto dal punto di vista storico, perché ha molto retroterra, direi quasi culturale, questo impianto. È senz'altro da ricordare tra le opere più emblematiche del razionalismo italiano, eppure così straordinariamente attuale e moderna rispetto alla sua inaugurazione, avvenuta il 27 ottobre del 35 da parte di re Vittorio Emanuele III. L'opera, di ragguardevole impegno tecnico e costruttivo, fu pensata e realizzata in coerenza con quelli che si ritenevano i più aggiornati criteri tipologici, quanto a separazione dei percorsi, servizi interni, standard dimensionali e tecnici. Il complesso, nato come stadio del nuoto, ha tre ingressi, ma il principale, in stile con i canoni dell'epoca, è laterale, esattamente come il teatro lirico Carlo Felice, marmoreo, a 90 gradi rispetto alla facciata principale, rivolta a mezzogiorno. Nasce nella zona di Genova ricca di ville patrizie, prezioso gioiello incastonato fra il verde delle colline di Albaro e l'azzurro del mare del Lido a pochi metri. La mano è dell'architetto ingegnere Faride Contri, che così descrive la disposizione orografica della città nel progetto originale. Il regolamento urbano di Genova ha, con un po' di fantasia, le forme di una mano aperta. Particolare curioso, se la mano considerate la sinistra e la si volge con il cavo, il porto in alto, il pollice starà ad indicare i grossi borghi industriali di San Pier d'Arena, Cornigliano, Sestri, Pegli e Voltri. Il mignolo, le graziosi borgate di Quarto, Quinto, Nervi, o le zanti del profumo dei fiori e delle fragranze degli agrumi. Scale monumentali con marmo verde della Valpolcevera, grandiosi lampadari, portone ramato. L'impianto sorge su una zona già destinata alla pratica sportiva, con uno scavo importante fra le case albarine su un terreno che ospitava una modesta attività atletica. Vasca coperta da 33,33 metri periodico per 20, con trampolino e piattaforme fisse da 5 e 10 metri per i tuffi, sul lato corto del rettangolo. Tre esterne, una per i tuffi debitamente attrezzata da 33 metri per 22,86, 25 yard, profonda da 2 a 5 metri e mezzo. Un'olimpionica da 50 per 25, atta a record natatori, una di diletto, detta del Balilla. Meta abituale di personaggi come Lina Volonghi o Duilio Loi, teatro della nascita di Franziska Van Amsick, la Pellegrini dell'epoca, o delle bracciate di Carlo Pedersoli, futuro Bud Spencer. Le piscine di Albaro sono meta di grandi manifestazioni internazionali come il gigantesco Memorial Morena fino agli anni 70. Da lì in poi però la gestione pubblica non regge e l'impianto va progressivamente in abbandono per 20 anni. Fino al 31 marzo 2006, quando l'Arena Albaro S.p.A. vince la concessione dell'impianto. Investimenti, ritorno all'antico con modernizzazione, qualche novità che comporta qualche rinuncia. La pista di patinaggio a rotelle, una delle più importanti d'Italia, è oggi occupata da negozi e ristoranti che rappresentano l'attività commerciale dell'insieme. Luca,
che manifestazioni future? Questo rapporto commerciale che rappresenta un po' l'equilibrio di ogni gestore nella piscina fra il commerciale e lo sportivo e l'agonistico è stato un po' il problema dell'anno scorso della Coppa dei Campioni, che poi si gioca alla Sciorba molto bene, molto, ecco, è un po' il problema di tutti, ma vediamo un pochettino quali sono le manifestazioni prossime che avete in programma, ecco. Sì, diciamo che questo è un bellissimo impianto, come hai fatto vedere nel tuo contributo. Sicuramente c'è qualche limite. Il principale limite è l'utilizzo delle gradinate esterne, quindi ma il nuovo concessionario, Arena Albaro, Marco Pedrelli, diciamo, sta cercando di ripristinare l'uso delle gradinate esterne, che consentirebbe comunque di ospitare circa 600 persone nelle manifestazioni senza avere la necessità di costruire grosse impalcature, quindi grosse strutture per ospitare il pubblico. L'obiettivo è quindi riportare certamente degli eventi come ad esempio il Morena, che è stato citato, che sicuramente era un meeting giovanile bellissimo. Ricordo l'Elisa piccolina. Esattamente. Anche io sono stata piccolina. E quello sicuramente è nei nostri cuori, e stiamo, dopo da qualche anno ne parliamo anche con la Sportiva Stura, sarebbe bellissimo riportarlo, però ovvio che è necessario fare questo tipo di interventi. L'anno scorso abbiamo organizzato insieme proprio al Quinto il campionato italiano del 17, è stata una manifestazione fatta all'interno e devo dire è venuta piuttosto bene, c'è stata molta partecipazione, insomma siamo stati molto, molto contenti, ovvio che vogliamo fare di più. Quindi questa sarebbe la novità che ci stai dicendo, praticamente le gradinate esterne dovrebbero essere finite, 700 posti significa che siamo fuori dai canoni della LEN per una organizzazione di Coppa dei Campioni, perché chiedono altre cose, ma si possono sempre organizzare anche manifestazioni di pallanuoto di una certa importanza, no? Sì. Anche perché in uno scenario eccezionale. Elisa, tu provieni dallo Sturla, quindi a poca distanza, ecco, sei un'albarina sotto questo aspetto sportivo. Che dici di questa necessità di contemperare l'esigenza appunto commerciale di queste persone che hanno le attività sulla pista con l'esigenza sportiva? Quale deve prevalere? Qual è il punto di equilibrio? Tu da presidente, insomma. Sì, purtroppo bisogna trovare un punto di equilibrio, perché ragazzi, le attività commerciali, io ho sempre detto, in famiglia abbiamo avuto due attività commerciali e se uno non lavora non guadagna, e quindi è pressoché impossibile chiedere a un'attività commerciale di interrompere l'attività per 20 giorni, perché non è proprio pensabile. Si possono trovare dei giusti equilibri, è possibile secondo me portare avanti sia il discorso sportivo che quello commerciale. Le gradinate sarebbero davvero una manna dal cielo, perché il nostro limite per organizzare delle manifestazioni all'esterno, che poi è sicuramente più bello che all'interno, anche se l'anno scorso le finali Under 17 sono venute benissimo, però organizzare delle manifestazioni all'esterno, noi organizziamo un trofeo master di nuoto ai primi di giugno, e però il non poter accedere alle gradinate è parecchio limitante. Ecco. Jack, voi avete scelto come libera elezione di giocare ad Albaro il secondo anno, e fate bene perché la nobilitate. Per quale motivo e la collaborazione che avete con le piscine di Albaro a livello giovanile? Allora, intanto è bello avere una piscina nel centro della città. Noi rappresentiamo Genova e la scelta migliore è stata trasferirci tutti ad Albaro. Le piscine di Albaro ci ospitano, sia noi che le giovanili, ci danno lo spazio per lavorare al meglio, e penso che si potrà fare sempre e solo che un ottimo lavoro, anche visto quello che è stato fatto con le finali giovanili. Secondo me, lavorando tutti insieme, sia le attività commerciali che le società, si potranno organizzare i finali. Sarebbe bello avere una finale scudetto magari ad Albaro,
perché si presta, perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo. E devo dire che dal punto di vista scenico voi l'allestite come nessuna società in Italia, poi ci spiegherai magari anche il perché. A proposito di piscina, allora andiamo a sentire invece un'altra piscina nervi, che è quella Groppallo, non quella di cui si discute che è la massa a proposito di rinnovamento meno, la Groppallo, che è una piccolina da 25 metri, che però probabilmente, anzi sicuramente, è stata presa in gestione dagli autori della Crociera Stadium, dal suo presidente. Sentiamo direttamente dalle parole di Biondi quale sarà il futuro. Sì, c'è stata la delibera del Consiglio Comunale, siamo decisamente in uno stato di avanzamento rispetto alla parte, diciamo così, di iniziare, per quanto riguarda iniziare i lavori, però devo dire da nerviese che sono davvero contento di poter dire che nel 2019 ci sarà finalmente una piscina, non solo estiva ma anche invernale, questo è un aspetto importante. Sarà una piscina ovviamente dotata di un pallone e avrà la possibilità anche di fare pallanuoto e nuoto a livello giovanile, a livello femminile, quindi insomma sappiamo tutti la tradizione di Nervi, sappiamo tutti quanta attesa c'è a Nervi per un impianto sportivo. Noi nel nostro piccolo stiamo incominciando a vedere insomma questo tipo di soluzione, quindi possiamo dire che è un aspetto veramente importante per la Municipalità Levante. Ecco, qualche perplessità forse sulle misure, ma come rimedierete? Ma la piscina è da 25, nasce da 25, quindi evidentemente ha un certo tipo di bacino, di necessità e di opportunità, evidentemente non è una piscina da 33, però insomma diciamo che incominciamo la pallanuoto, lì si rivedrà finalmente a Nervi, non dimentichiamo che la piscina Mario Massa ormai mi sembra che il destino sia segnato, quindi non riaprirà, e quindi è evidente che bisogna dare delle risposte. C'è una forte necessità di attività sportiva natatoria, c'è una grande tradizione pallanuotistica natatoria in quell'area, io credo che incominciare a dare delle risposte sia un dovere, e lo dico da cittadino e residente a Nervi, assoluto, e quindi noi ci siamo attivati in questa direzione. Gestirete voi? Beh sì, saremo sicuramente chiamati a gestire, abbiamo il project financing, siamo uno dei soggetti che realizzerà il project financing, quindi certamente un po', attraverso un po' di esperienze che abbiamo fatto per nostra fortuna di gestione di impianti sportivi pubblici, dove evidentemente le caratteristiche devono essere quelle di guardare al sociale, di guardare agli aspetti agonistici oltre che alla sostenibilità dell'impianto stesso, quindi abbiamo queste caratteristiche che penso possano essere davvero una garanzia sia per il comune sia per i residenti di poter avere un servizio all'altezza senza, diciamo così, avventure o avventurieri che ahimè purtroppo in alcuni casi si sono succeduti nel passato, e quindi dare quelle garanzie che penso siano necessarie per un impianto tra l'altro meraviglioso come quello di Groppallo, che vede Portofino da una parte e vede il Capomene dall'altra, insomma uno scenario veramente fantastico. Elisa, da nuotatrice dello chalet di Sturla di Battezzati a presidente di una società come le Nuotatori Genovesi, due parole su questa società, che cosa si ripromette e qual è il futuro? Sicuramente siamo una società in crescita, sono partita da nuotatrice, sono tornata al mio vecchio amore il nuoto, perché i Nuotatori Genovesi si basano soprattutto sul nuoto, sui tuffi che facciamo a livello agonistico. E poi abbiamo la pallanuoto che facciamo in collaborazione con il Quinto, con gli Aqua Gol, quindi fino agli Under 11, e sincronizzato che sta aumentando anche quel settore. Abbiamo tantissime tesserate e propaganda, insomma siamo decisamente in crescita. Bene, noi ci avviciniamo intanto alle coppe, giornata di coppe quest'oggi, quando vedete la trasmissione qualche partita sarà già finita, andiamo veramente in casa di Prorecco a sentire un grande, un Renzuto Iodice che parla della prossima partita con la Dinamo Mosca, ma è singolare, e questo è il mondo della pallanuoto, bellissimo, sentire che anela, aspira a qualche minuto di tranquillità da parte di Rudic, non per andare a ballare, non per sciocchezze, ma sentite perché cosa, molto importante. Sicuramente sarà una partita difficile, loro ormai penso abbiano l'ultima possibilità di rientrare in gioco per la qualificazione, e quindi daranno sicuramente tutto. Poi secondo me sono un'ottima squadra soprattutto a livello fisico e natatorio, e quindi ci metteranno in difficoltà. Secondo me
ci sarà da soffrire, però la stiamo preparando alla grande, quindi sono fiducioso. Sicuramente questo è un ambiente perfetto per la pallanuoto, e siamo una grande squadra e adesso, per adesso sta andando benissimo perché abbiamo vinto tutte le partite e quindi diciamo tutti gli obiettivi sono ancora lì alla portata. Io mi sono ambientato benissimo anche perché gioco con dei campioni incredibili e quindi ogni giorno posso imparare qualcosa da loro e quindi per me è un onore giocare qui. Quest'anno ho anche l'obiettivo di laurearmi in scienze della comunicazione, ormai manca veramente poco, 3 esami, spero che Ratko ci lascerà qualche ora libera per andare all'università perché anche questo è un obiettivo importante e vorrei laurearmi il più presto possibile. L'Aquila a Genova racconta le sue importanti novità. Oltre alla nuova sede rinnovata con i nuovi spazi espositivi, la farmacia dell'Aquila ti aspetta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 21 con orario continuato. Domenica dalle 9 alle 13. Farmacia dell'Aquila, in via Giacometti 34 Rosso a Genova, a 2 passi da Brignole. 7 giorni su 7 al vostro servizio. In questo momento che possiamo definire di fibrillazione per l'impiantistica genovese, non possiamo prescindere certo dalla situazione di nervi che, come sapete, è un momento un po' particolare. Noi nelle immagini di copertura abbiamo montato la piscina massa in antico splendore quando giocava la Diavolina e la società sportiva Nervi, in un momento intermedio che è quello attuale di una società abbandonata, di una piscina abbandonata, e quello futuro che è determinato dai progetti e dai programmi. Al telefono quest'oggi abbiamo Giorgio Scarfì, referente di quel movimento che vorrebbe conservare la piscina massa a differenza del piano comunale che invece vorrebbe ripristinare il porto e costruirne una, non si sa ancora esattamente in quale zona, se Aura o Campostano. Giorgio Scarfì, benvenuto alla nostra trasmissione, grazie di esserci. Grazie Guido per avermi chiamato. Dunque, voi, dobbiamo darne conto agli spettatori, avete voluto, organizzato una manifestazione, una specie di dibattito sulla situazione di Nervi attuale. Com'è? Ecco, vorrei che ce ne rendessi edotti tutti. Sì, infatti il dibattito, l'incontro pubblico si è tenuto il 27 gennaio e è stato in risposta all'assemblea che era stata tenuta l'11 dicembre alla presenza del sindaco e di vari assessori. Quindi noi siamo partiti dai punti che erano stati elencati dal sindaco e assessori e abbiamo cercato, più che di contestarli, di analizzarli, di guardare e di dire il nostro punto di vista a riguardo, in attesa di poterli poi diciamo approfondire in un secondo momento. In particolare, diciamo, la notizia principale data dal sindaco è che l'ufficio legale del comune ha negato la possibilità che possa continuare a esistere una piscina. Ricordo che gli stessi uffici tecnici comunali all'inizio del 2017 avevano realizzato un progetto che era quello che era alla base poi per il finanziamento dei 2,5 milioni ottenuto dalla giunta precedente con il patto per Genova. Quindi ci troviamo già di fronte a una piccola incongruenza, nel senso che nel 2017 il comune progetta la ristrutturazione della Mario Massa e adesso a dicembre 2018 ci dicono che la Mario Massa lì non può più esistere. Questo ovviamente diciamo ci lascia qualche piccolo dubbio. È quello che è emerso. Va bene, noi ti ringraziamo Giorgio per averci dato così queste informazioni, seguiremo certamente questa situazione. Da parte vostra c'è Ciappini e altri che vorrebbero la piscina massa ristrutturata, da parte comunale c'è la possibilità di una piscina nuova che risponda a nuovi criteri, quindi ci terremo in contatto per tutto questo. Grazie infinite. Sì, posso aggiungere una cosa, Marco? Sì? Guido,
Prego, prego. Sì, la cosa interessante è che all'incontro erano presenti sia il presidente onorario della Federazione Italiana Nuoto, Lorenzo Ravina, sia il presidente regionale del CONI, Antonio Vicillo. E tutti e due sostanzialmente, con argomentazioni simili alle nostre, hanno detto: certo, se lì non è possibile fare la nuova piscina, abbiamo però la volontà come enti sportivi di avere la certezza che una nuova piscina venga fatta. Quindi questo rimane il punto, mentre oggi le proposte per la costruzione di questa nuova piscina in area Campostano o in area Via del Commercio non risultano ad oggi a noi, secondo noi, particolarmente credibili. Ecco, perfetto, perfetto. Ti ringrazio per la precisazione, Giorgio, ci risentiamo in avanti. Grazie. Ragazzi, voi siete gestori, non ce ne sono troppe piscine a questo punto, perché tante piccole non riescono a risolvere l'esigenza della gente o sono eccessive? Ma in realtà bisogna parlare sempre di sostenibilità, e la sostenibilità deve andare di pari passo alle normative vigenti. Quindi io capisco assolutamente gli aspetti affettivi legati a questo impianto che tutti conosciamo, abbiamo vissuto, ed è difficile staccarsi da questa cosa. Però ci sono delle norme che si devono rispettare nella nuova progettazione e quindi nella realizzazione di nuovo impianto, e allo stesso tempo la sostenibilità. Cioè, sono tutte cose che devono andare di pari passo, quindi non mi sento di dire tanto di più. Poi discorso domanda-offerta potremmo stare a parlare per ore, però insomma gli impianti che ci sono stanno andando avanti e funzionano. È vero anche che certo, poi diciamo, aumentare il numero degli impianti non necessariamente può essere un bene per tutti. Elisa, sei d'accordo? Sì, io sono d'accordo, ovviamente le normative cambiano e bisogna adeguarsi alle esigenze della società e le necessità del momento. Io ho dei bei ricordi perché andavo a vedere i messaggi dei miei fratelli e mi ricordo in cima alle gradinate a vedere le partite. Era anche questa una piscina adattissima per la pallanuoto. Seguo anch'io da esterno e vedremo come andrà a finire. Jack, fra un attimo ci porteremo sul futuro, vedremo la partita di sabato assieme. Per intanto facciamo un salto in Serie B, in Serie A2. Intanto abbiamo l'Ancona, che Igor Pace continuava a dire giochiamo per la salvezza, in testa alla classifica, battuto nello scontro diretto, parlo del girone A naturalmente, mentre nel girone sud c'è la Rarinante Salerno in testa stabilmente. Aveva detto insomma un Camogli piuttosto forte, ma è stato battuto nello scontro diretto, e ciò nonostante il Camogli ha un grandissimo estimatore nell'allenatore del Civitavecchia, Marco Pagliarini, che sentiamo in queste due battute sulla squadra di Temellini. Non ha incontrato squadre tra virgolette normali, ma ha incontrato squadre importanti, ha dimostrato di essere preparato, di essere un'ottima squadra, non, anche nei momenti di difficoltà riescono sempre a gestire, quindi faccio i complimenti, ma soprattutto complimenti per l'ambiente, lavorano sul locale a livello anche di spettatori, di pubblico, quindi credo che questa sia la ricetta migliore, quindi c'è solo da imparare, ecco. Però effettivamente loro sono ben messi, poi insomma l'allenatore non è di primo pelo, quindi ci mette molto poco a capire certi meccanismi, quindi faccio i complimenti a loro, spero che al ritorno riusciamo anche a trovarli da capolista, ma riuscire a fare una partita diversa. Grande Marco Pagliarini, da tempo immemorabile alla guida del Civitavecchia. Allora, che cosa rispondi ad Andrea Razzi, che ha detto noi dobbiamo andare a Genova col quinto e fare il colpo? Gli rispondo che noi siamo pronti, li riceviamo volentieri, di sicuro non avranno strada spianata. Senti, ma effettivamente è uno scontro quasi diretto per il centro classifica, sono alla vostra portata, con che spirito affronterete questa gara voi? Allora, noi siamo agguerriti più che mai perché vogliamo fare questi punti che ci servono per salvarci. Già l'andata la meglio l'abbiamo avuto noi, quindi diciamo che i valori sono pressoché gli stessi. Come squadra ci assomigliamo anche abbastanza, quindi direi che
sarà una partita aperta, da tripla, come dice il nostro allenatore. Incontrerete il vostro ex-Eckert, sì. Uno straniero che fra virgolette fu sbagliato lo scorso anno, mi pare, a differenza di Vavic e Lindaut che sono stati indovinati quest'anno. Ma sì, allora i nostri quattro ragazzi stanno e hanno risposto da subito nel migliore dei modi. Sì, anche Paolo, c'è stata una scommessa, assolutamente. Una bella scommessa che per adesso pare abbiamo vinto. Nicola, quando è stato da noi, forse era ancora un po' troppo acerbo, non si è trovato subito bene, quindi ha avuto qualche difficoltà. Diciamo che comunque poi ha dimostrato anche lui di essere un giocatore sicuramente di buon livello, non lo rimpiangiamo sicuramente. Allora, avevate sentito prima il giocatore della Prorecco, Renzo Iodice, che era desideroso di laurearsi e di studiare, ha anticipato praticamente quella che è la giornata di Coppe Internazionali. Oggi c'è la Dinamo Mosca, ci sarà la Dinamo Mosca a Sori, che incontrerà la Prorecco con un ex di turno che è Pietlovic, giocatore serbo, tuttora direi rimpianto da parte della Prorecco perché è piuttosto forte. Noi siamo andati a sentirlo preventivamente e abbiamo confezionato questo ritrattino di questo giocatore che ha scelto ormai la profonda e lontana Russia per una sistemazione direi personale definitiva. Olimpici, 4 coppe del mondo, 8 World League, tutte con la calottina della Serbia. È il ricco bottino del prototipo di Centroboa, Dusko Pietlovic, belgradese dell'85. Oggi vive a Mosca, dove nelle fila della Dinamo gioca e fa da chioccia a una nidiata di giovani. No, guarda, sono andato una volta già a Kazan. Loro, no, siamo stati in buon rapporto alla fine. Poi mi hanno chiamato da Russia perché lo sanno che anche io sono russo, anche mi conoscono bene. Io sono accettato questa mia chiamata, soprattutto perché quella liga e quei ragazzi crescono come matti. È incredibile come si cambiano. Non hanno giocato tanto tempo, non hanno giocato di coppa. Finché adesso hanno preso la wild card, si vede che hanno veramente cresciuto veramente bene, hanno migliorato tante cose e si vede già nella nostra partita. L'anno scorso non potevamo neanche giocare contro l'Eco, adesso ci sarà un po' di fatica anche per loro. Io sono soddisfatto perché sono andato lì per fare questo preciso lavoro, era mio, per fare crescere la con mia esperienza, per fare crescere la squadra e il club. È il fratello maggiore di Gojko Pietlovic, che con Soro e Sefic è stato fra i più grandi estremi difensori della Serbia. Diametralmente opposte le loro attitudini sportive, uno fa i gol, l'altro li evita. Sì, io sono un giocatore, lui è... No, scherzo. Abbiamo cominciato all'inizio insieme, poi abbiamo visto che a lui c'è il talento per portiere e lui voleva, papà non voleva che lui sarà il portiere, ma lui era proprio, come si dice, proprio voleva. Sì, voleva tanto. E lui ha continuato sul portiere, abbiamo andato insieme tutta la nostra carriera, dall'inizio, dai miei 7-8 anni fino adesso siamo come collegati tra club, tra nazionale, squadra nazionale, allora siamo... No. Un pensiero ricordo nostalgico per l'Italia è quasi doveroso alla fine della chiacchierata. Alla mattina caffè e brioche, questa è fuori. Questo mi manca perché c'è meno 20, 25 gradi a qualche momento, è difficile essere fuori. Mi manca questo, vabbè, ma tanto sono abituato.
Bene, vedremo che cosa succederà contro i suoi ex questa sera. Bene, siamo in chiusura. Piorenisa, in chiusura una curiosità me la devi togliere. Tu sei un personaggio nazionale perché sei molto spesso a quelli che il calcio, a rappresentare la tua squadra del cuore, eccetera. È vero o non è vero che per Pechino sei partita con una bandiera nella borsa? Sì, vabbè, io sempre partivo con la bandiera del Genoa, qualcosa del Genoa dovevo sempre avere dietro. Ricordo anche delle sveglie alle 3:30 quando ero in Australia di notte per vedere le partite del Genoa, per la gioia soprattutto della mia compagna di stanza che si guardava anche lei la partita. Speravi di sventolarla sul podio? Era quello l'obiettivo? La speranza c'era, ma non proprio per sventolare la bandiera del Genoa, però insomma la speranza c'era. Va bene, allora siamo in chiusura, grazie a Luca Baldini, a Elisa Casanova, grazie a Jack Boero e cosa si può dire? In bocca al lupo per il vostro campionato, complessivamente considerato. Grazie a tutti per gli ascolti e ci sentiamo mercoledì prossimo.